presentandomi, sono Marco Cantù, sono il più prolifico autore di libri su Delphi, non a livello italiano ma in assoluto, penso di essere arrivato vicino alla ventina, del 18 o giù di lì. Gli ultimi sono libri sulle ultime versioni di libri specifici delle ultime versioni, tranne che in realtà sono rimasto un po' fermo nelle ultime versioni. Li trovate anche giù da basso volendo. Sono consulente, faccio formazione, e WinTech Italia, che è la società che ho fondato e con cui lavoro, fa anche attività di rivendita sia di Delphi che di componenti di terze parti. Questo giusto per dare il quadro per chi non mi conoscesse, ma ho pubblicato anche quanti libri in italiano? Delphi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2005. Un po' di libri anche in italiano, anche se è un po' di tempo che non esce nulla. Cosa vedremo in questa sessione? Appunto, un sommario, cioè senza andare troppo in profondità su cos'è DataSnap REST, qual è il tipo di approccio, perché ha senso usare JavaScript e come usare JavaScript, e che cos'è JavaScript e cos'è jQuery e se ha senso usare jQuery, compresa la sua parte mobile, e nel far questo vedremo una serie di esempi lungo la strada. L'ultima parte, che non sarà molto lunga, anche se meriterebbe, vedremo alcune cose di una libreria che ho scritto, che è open source, che estende quella che è l'architettura di base di DataSnap con un po' di funzionalità pronte all'uso per rendere, diciamo, più pratico e più rapido lo sviluppo in questo tipo di approccio, in questo tipo di contesto. Ok. Partiamo dicendo cos'è REST. Allora, è una sigla che significa quel Representational State Transfer. Se non avete idea di cosa sia, è lo stesso, non serve a niente. Sì, nel senso che c'è dietro una teoria molto astratta. L'importante è capire praticamente cos'è REST, più che cosa significa in vista teorico. Praticamente è semplicemente l'idea di realizzare quelli che comunemente si chiamano web service, in un modo molto molto liscio, molto lineare, ovvero la possibilità di esporre dei, quelli che sono chiamati componenti software, tradotti, classi e i loro metodi, attraverso delle interfacce che sono rimappate pari pari sul protocollo HTTP. Okay? Una delle caratteristiche, ad esempio, è che i componenti hanno un URL. Ogni oggetto lato server a cui volete chiedere informazioni, voglio i dati di un cliente, avrà il suo URL unico, e attraverso quell'URL voi accedete all'oggetto in questione. Diciamo, questo semplificando un po' qualche passaggio logico, ma è in qualche modo l'idea. Ovviamente il modello è, proprio perché si appoggia su una logica HTTP, completamente stateless, per cui se devo paginare però una struttura dati molto grossa, non gli dirò dammi la prossima pagina, gli dirò dammi la pagina 2. Questo però mi permette di chiedere la pagina 2 prima della pagina 1, perché è una pagina X, dove X è un numero qualunque, e posso partire anche alla rovescia se mi gira. Poi magari non è molto ottimizzata l'implementazione, ma questo è un dettaglio. Cioè non dico dammi la prossima pagina, non dico ridammi i dati che mi hai dato prima, dico dammi quell'informazione, perché la logica deve essere completamente stateless. Addirittura una delle caratteristiche è la è un nome tecnico per dire che le operazioni ripetute sono sostanzialmente ininfluenti. Se riaccedo agli stessi dati, ricevo gli stessi dati, mi aspetto, a meno che nel frattempo in quel microsecondo non siano cambiati dal punto di vista logico applicativo, ma anche se idempotenti, ma anche se faccio operazioni di modifica, le operazioni di modifica dovrebbero tendenzialmente essere idempotenti, cioè essere ripetibili all'infinito senza variazione. L'esempio più classico dell'operazione idempotente è moltiplicare per 1. Potete perdere molto tempo a moltiplicare un numero per 1 e non è che cambia molto. Che avete moltiplicato 10, 100, 1000 volte, ci avete sempre il vostro numero. Qual è l'idea? L'idea è se ripeto l'operazione, pace. Cancello un oggetto, cancello un record, tra virgolette. Tipicamente nel mondo del client server siamo abituati, cancello record, chiedo di cancellare di nuovo record, ho un errore, stai cancellando record ma è già cancellato, non esiste più. No, non è così che deve funzionare. La logica deve essere, faccio una richiesta, la richiesta è una risposta, cancello record, cancellato,
Cancello record? Sì, sì, tranquillo, è cancellato, già da mezz'ora, ma non preoccupate, intanto sappiamo che è cancellato. Questo perché? Perché la logica architetturale è stateless con un meccanismo di comunicazione che non è strutturalmente sicuro. Perché quando io dico cancella e ricevo un errore, pensate alla richiesta via HTTP, può essere cancella, il server non riceve neanche la richiesta, c'è un timeout, oppure il server riceve la richiesta ma non riesce a cancellare, c'è un errore, oppure il server riesce a cancellare e mi dice ok, l'ho cancellato, ma per qualche motivo la comunicazione non mi arriva indietro e c'è un errore molto dopo. Quindi quando ho chiesto cancella e la risposta è non ci sono riuscito, in realtà non so esattamente cosa è successo e non dovrei neanche preoccuparmene, perché gestire questa cosa sarebbe complicatissimo e anche abbastanza inutile. Quindi si tratta di ribaltare la logica, una logica stateless, una logica pulita, una logica molto lineare, e l'idea di REST in pratica è di appoggiarsi così com'è il protocollo HTTP. In questo è molto diverso ad esempio da SOAP, che non si appoggia su HTTP, lo usa ma ricrea un altro protocollo sopra HTTP, in cui in SOAP c'è un pezzo di XML con dentro cosa sto chiedendo di fare. In REST cosa sto chiedendo di fare lo metto nell'URL, sostanzialmente, almeno in prima battuta. Okay. In SOAP c'è un'incapsulazione delle strutture dati, restituisco un array di record, il resto restituiscono o JSON, XML o qualche altro formato molto pratico. Ok, detto questo, che cosa è possibile fare? Molto semplicemente in Delphi da qualche versione. Creare dei server REST di tipo DataSnap. Okay? Richiede veramente pochissimo tempo, perché basta che io faccia partire Delphi, che gli chieda file new troppo veloce new other e vada a prendere data snap server. Ci sono diverse opzioni, ma quella che ci interessa è la data snap REST application. Questo tipo di applicazione che ha un po' di parametri che possiamo anche ignorare e farla generare così, project 5 va benissimo. Ci crea un'applicazione il cui, poi guardiamo un attimo com'è fatta, il cui scopo, il cui obiettivo è esporre all'esterno un metodo, permettendomi di invocare questo metodo, quindi fare delle operazioni all'interno di una pagina del browser. L'operazione sofisticata che viene implementata di default è l'operazione di reverse di una stringa. Ok? Ma questa operazione concretamente è implementata nella mia applicazione in un metodo reverse string che mi ritrovo qua. Voglio fare un'operazione diversa, reverse string, e poi gli dico a Verona, se riesco a non cancellare tutti i pezzi del codice facendo dei macelli come sto facendo, cambio, faccio un server sofisticatissimo rispetto a quello di prima, cambio l'implementazione, non salvo niente, ricompilo il tutto senza salvare, grande trovata, lancio l'applicazione, riprendo il mio client, faccio un refresh che pure non dovrebbe servire, eseguo, non l'ho startato, li metto sempre in autostart e per cui mi dimentico che bisogna fare start. Ho il mio client di nuovo, clicco e ho questo stupendo, poi non si capisce più niente perché rovescia Verona, vabbè, insomma, qualunque cosa ho scritto. L'idea è quella, ho la possibilità di scrivere del codice e invocarlo attraverso una pagina web. C'è una completa separazione tra questa pagina, che è un'applicazione web con HTML, JavaScript, tutto quello che volete, da una parte, un'applicazione server-side Delphi dall'altra parte. Sono come due applicazioni che si parlano, certo. In realtà l'applicazione JavaScript è pilotata, barra gestita dal server, ma di per sé è un'applicazione autonoma rispetto all'applicazione lato server. Questa è scritta in JavaScript, quella è scritta in Delphi. In termini pratici, quello che avviene è che ci sono delle richieste che vengono fatte, appunto put, post, get, delete, e delle risposte che sono sostanzialmente come formato in JSON. Per cui se volessimo capire un attimo di più, non tanto come è scritta l'applicazione, ma come comunica l'applicazione col nostro server, non abbiamo da fare altro che attivare un po' di debugging su JavaScript, ad esempio guardando network, facendo un reload e cercando di capire cosa succede quando io
lasciamo stare tutto il resto, ma quando clicco su questo pulsante, parte una richiesta che si chiama, purtroppo un po' piccolino, si chiama localhost 8080 data snapress t server method 1 reverse string, e copio perché mi serve, la cui, con un po' di parametri assortiti, la cui risposta è un pezzettino di JSON. Ma la stessa cosa io posso farla anche direttamente da browser, volendo, perché questo è quello che avviene, quindi faccio la mia richiesta, ottengo la mia risposta. Se cambio chiaramente l'input, cambierà in modo corrispondente l'output. Quindi questo è quello che concretamente avviene dietro le quinte. Una volta che tutto è partito, ci sono delle richieste HTTP che vengono interpretate, gestite secondo delle regole, tipo tserver method 1 è il nome della classe che ho esposto dal mio server, reverse string è il nome del metodo che ho esposto, tutto l'ultimo pezzo della barra sono i parametri, il parametro della mia funzione. Ci sono delle regole di mapping che sono poi parametrizzabili, modificabili, customizzabili in modo abbastanza flessibile. Ho una richiesta, passo dei parametri che vengono rimappati sui parametri della mia funzione Delphi, ottengo una risposta. Notate che questo è un caso semplice perché i parametri sono stringhe, ma i parametri possono essere stringhe, stream, tabelle, strutture dati complesse, array di oggetti, oggetti JSON, cioè strutture dati complesse definite con appunto JSON, che è la notazione con cui vengono rappresentati, o rappresentati in termini di streaming, gli oggetti JavaScript. Ok? Questo è, diciamo, ripeto un po' in sintesi perché i tempi sono un po' stretti, il tipo di approccio. Ok? In realtà ci sono un po' di cose all'interno di questa applicazione, ad esempio c'è la possibilità di, esiste un concetto di proxy generator, per la classe, serve metodo con tutti i metodi che man mano io scrivo, per quella classe viene generato automaticamente, ogni volta che ricompilo e invoco l'applicazione, un file JavaScript di interfaccia che ha esattamente gli stessi metodi del mio file, della mia classe Pascal, e che mi permette in JavaScript di fare delle chiamate estremamente semplici. In JavaScript io non sono tenuto a scrivere questo tipo di istruzioni che sono abbastanza complesse. Se guardiamo il codice JavaScript della pagina, in realtà, che è dentro nella pagina HTML, quello che vediamo, in realtà lo vediamo meglio se facciamo view source, quello che vediamo sostanzialmente è una chiamata alla funzione reverse string. E chi è che l'ha scritta? L'ha generata automaticamente Delphi, in questa unit server functions, con l'elenco delle funzioni esposte dalla mia classe server methods, e ce ne sono due, echo string e reverse string, che è qua sotto. Quindi i metodi che io scrivo all'interno di queste classi vengono automaticamente resi disponibili, resi chiamabili in modo facile dal JavaScript. Questo è, diciamo, uno degli aspetti, poi appunto ci sono altri aspetti tecnici. E io non devo fare nulla per gestire questo motore, nel senso che nel momento in cui chiudo, ritorno qua, aggiungo un nuovo metodo, che poi magari usiamo, chiamiamolo, facciamo una grande implementazione, add a, virgola, b, due punti, integer, e guarda caso restituiremo un integer, il codice frutto di grande e sofferta fatica sarà A più B, ok? Grande implementazione, compilo, faccio ripartire l'applicazione, facciamo refresh di questa pagina, riprendiamo quella unit server functions JavaScript e vedete che adesso c'è un'altra funzione add con il suo codice di chiamata, passaggio di parametri interno. Quindi automaticamente le ho aggiunte la funzione add. E a questo punto potrei semplicemente andare a modificare il mio codice JavaScript e dire, e poi lo faremo, chiamare la funzione add. Anzi, facciamolo subito. Che cosa ho all'interno dell'applicazione? Uno dei pezzi, diciamo, le parti che si compone l'applicazione sono la form più inutile del mondo, perché tanto è lì, l'elenco dei metodi e un web module che in qualche modo dà la struttura e l'architettura dell'applicazione e in più ha delle pagine a cui sono agganciati dei file HTML di struttura dell'applicazione.
se io apro il file HTML, questo è il contenuto, ma è solo generato dal wizard dall'inizio, poi l'ho modificata a mano, questa è la mia pagina. Ok, volessi cambiare l'applicazione per fare in modo che invece che reverse string faccia la somma dei numeri, metterò un secondo campo di input uguale all'altro. Beh, no, uguale no, perché in realtà è meglio se ci metto dentro dei numeri. E qua scriverò add, gli lascio chiamare reverse string, non facciamo troppo i sofisticati. A questo punto avrò un primo valore, avrò un secondo valore, che è il valore del secondo campo, e chiamerò la funzione add passando i due valori e prendo il risultato e lo metto in uno dei campi. Abbiamo aggiunto un metodo, abbiamo cambiato e modificato l'interfaccia utente. Questo è nuovo, per cui devo ricompilarlo, rilanciarlo. Abbiamo cambiato e modificato l'interfaccia utente per fare in modo di avere una nuova applicazione molto sofisticata in grado di sommare i numeri e mettere il risultato nel primo. Contare per 33. Ok? Quindi, da una parte la pagina web, la pagina HTML con il codice JavaScript, dietro il server Delphi. Ok? E un'ottima separazione tra i due. La pagina JavaScript può fare la pagina HTML può fare un grafico perché lavora in termini strutturali, e dietro appunto il codice Delphi. Ok, perché ha senso questo? Perché uno dice, ma io non capisco niente di web, voglio il mio motorino come IntraWeb o come altri, che mi genera tutto, fa tutto lui. Sì, ok, è comodo, è vero, però visto che i browser, sia quelli dei PC, sia quelli del mondo mobile, stanno prendendo una certa importanza, l'idea di avere, di poter sfruttare appieno le caratteristiche dell'ambiente di esecuzione, ovvero il browser, della propria applicazione, richiede in qualche modo di lavorare proprio in termini di JavaScript. JavaScript oggi è uno dei linguaggi di programmazione che sta crescendo di più, che è più rilevante in senso assoluto, perché è l'unico linguaggio di programmazione che puoi scrivere software sostanzialmente universale, che gira su qualunque piattaforma. Non ce ne sono molti altri. Quanti linguaggi sono che potete scrivere applicazioni per Android e iOS? Beh, domani speriamo Delphi, oggi però non c'è. Da una parte usate Java, dall'altra Objective-C, avete librerie diverse. JavaScript vi permette, è chiaro, ovviamente, di sfruttare appieno al 100% le caratteristiche del telefono, del dispositivo, ok? Magari Delphi ci riuscirà. Però, in qualche modo, potete avere un'applicazione che, girando nel browser, gira su quelle piattaforme, ma anche, appunto, sul PC, ma anche su altri tipi di cose. Quindi, per certi aspetti, è sicuramente un'opzione interessante. Non è un linguaggio per niente nuovo, è del 95. Nel 95 sono nati tre linguaggi, è un anno interessante, Delphi, Java, JavaScript. Deve essere stato un anno, è passata qualche cometa. Perché uno dice, nel 95, Delphi, nel 95, Java, nel 95, tutto. Java e JavaScript in qualche modo sono nati con qualche associazione uno con l'altro, molto. Ma no, non sono tre gemelli, però diciamo sono tre linguaggi che hanno resistito questi 17 anni, ormai 18, abbastanza bene. È un linguaggio standardizzato, nel senso che è stato passato attraverso la procedura di autorizzazione di ECMAScript, non stiamo lì a vedere i dettagli, è un linguaggio standard, quindi chiunque può implementarlo, chiunque può fare una macchina virtuale in modo completamente libero, gratuito, flessibile, senza royalty, senza vincoli, in questo è più libero di Java, che ha dei paletti. E infatti esistono n virtual machine JavaScript con differenze significative in termini di performance. Quindi il linguaggio non è nuovo, ma nell'ultimo periodo è sicuramente cresciuto tanto. Perché? Perché è cresciuta la richiesta di applicazioni che girano nel browser, perché i browser hanno iniziato ad avere delle librerie JavaScript, dei motori JavaScript un po' più decorosi, ad esempio quando è stato introdotto Chrome. Di colpo la velocità di esecuzione JavaScript si è moltiplicata di 10 volte a parità di CPU. Poi negli ultimi anni sono anche un po' accelerate le CPU, ma quello vale per tutti i linguaggi, se vogliamo. Ma c'è stata comunque una spinta a Firefox, Chrome e ultimamente anche Internet Explorer molto significativa, perché prima JavaScript, quando iniziava a fare un po' di elaborazione, stava lì a aspettare, cioè era veramente lento su elaborazioni complesse, è chiaro. La crescita di HTML5.
che sta buttando fuori dai piedi Flash, Silverlet e altre cose per diventare l'approccio, diciamo, nativo del web, con la possibilità di gestire video, di fare tante cose più sofisticate che le versioni precedenti HTML. Il modello Ajax, l'idea, come in quell'esempio che vi facevo vedere, di avere una pagina che non è una pagina che poi clicco e vado in un'altra pagina, ma una pagina in cui eseguo del codice, in cui ho un'applicazione vera e propria, quindi la pagina che diventa un'applicazione. La crescita dei server web, la crescita, l'aumento dell'uso del formato JSON che sta soppiantando XML proprio perché è molto facile gestirlo da JavaScript, a differenza di XML, che JavaScript è un po' più rognoso da manipolare. Ma cos'è JavaScript? È un linguaggio strano. Strano nel senso che è un linguaggio molto diverso dai linguaggi procedurali a cui la maggior parte di voi, immagino, sia abituato. A molti, a prima vista, sembra una schifezza totale. Perché? Ma non c'è niente. Perché è strano, perché è molto diverso come natura, come logica, è completamente dinamico. Non è tipizzato, non ha le classi e gli oggetti come le conosciamo noi, ha degli altri classi e oggetti che funzionano in un modo molto alternativo. È strano, però io vi consiglio di partire con un atteggiamento aperto, come ti diceva, e guardarlo per le feature che ha, per le feature che ha, perché non sono niente male. Al punto che, cosa sta succedendo in questo momento? Che i linguaggi tradizionali, a partire da Delphi, C Sharp, Java, eccetera, stanno copiando feature di JavaScript. Perché i metodi anonimi, o closure, come si chiamano nel mondo JavaScript e in molti altri linguaggi, vengono da JavaScript e sono arrivati in Delphi da JavaScript, via il punto dove sono nati. Perché l'idea di lavorare in modo dinamico con i tipi, beh, qua i tipi neanche ci sono, quindi è tutto dinamico, ma ha una grossa spinta dal mondo JavaScript e da altri linguaggi dinamici. Quindi in realtà è vero che dice, ma nel nostro background sono linguaggi statici, ma i linguaggi statici si stanno un po' ibridizzando perché i linguaggi dinamici hanno dei vantaggi interessanti. E quindi c'è nel tempo un po' di commistione. Quando usate in modo spinto le RTTI, state ibridizzando, dinamicizzando l'uso di Delphi e state facendo una cosa più alla JavaScript che alla Delphi, se vogliamo. Quindi è un linguaggio particolare, è un linguaggio un po' rognoso, fa venire mal di pancia a partire dalla prima feature, che è case sensitive, se scrivete le cose minuscole e minuscole non funziona più niente, che odio, vabbè, c'ha le parentesi grafiche che possono stare simpatiche o antipatiche, ma quelle sono. Usa di base la sintassi C, quindi gli if, i for, cioè, quel tipo di costrutti. È un linguaggio imperativo, cioè fai questo, fai questo, fai questo, non è un linguaggio logico o funzionale o di altro genere. È un linguaggio estremamente dinamico, ad esempio sulla gestione dei tipi di dati. È un linguaggio object-based, quindi non ci sono le classi, ci sono gli oggetti. Ok? Fate un oggetto, è un oggetto A, cioè come se un oggetto avesse la sua classe, grosso modo, ma non dovete dichiararla. Iniziate a usare un oggetto e lui è lì. È un linguaggio completamente funzionale, le funzioni sono un tipo di dato nativo, sono uno degli elementi nativi e poi sono manipolabili e ha una caratteristica, perché poi alla fine lo rende interessante, che è la possibilità di manipolare completamente il DOM, quindi il Document Object Model dell'HTML, del Java, tutto quello che avete nel browser, è tutto manipolabile al 100% da JavaScript. Sì. Velocissimo, una cosa che ho trovato io, il debugging. Servono dei tool di debugging. Io prima usavo molto Firebug su Firefox, adesso tendenzialmente tendo a usare Chrome, il debugger nativo di Chrome, che non è male. È chiaro che è un po' rognoso, però il debugger nativo di Chrome non è che sia così tanto peggio del debugger di Delphi. Esatto, supponiamo che voglia debuggare questo pezzo di codice, tipo, non so, qua ho un ciclo, ho degli esempi molto semplici, linguaggio imperativo, cicli. Non è che voglio debuggare questo ciclo. Allora vado qua nel mio browser, dove ho già un output, faccio, sta di qua, apro i miei tool, la console Java, in realtà posso aprire più tool, ma sono tutti alla fine finiti. In questo modo vado sui codici sorgenti, ho il mio file col codice sorgente, stupendo, dopodiché vado all'interno del mio ciclo for, ad esempio, metto un breakpoint, ricarico la pagina, a questo punto sono fermo sul breakpoint, posso vedere il valore della mia variabile andandoci sopra, vale 0, posso fare uno step, posso fare trace into, posso vedere le mie variabili globali,
variabili di scope, se ce ne sono, in questo caso non ce ne sono, è una funzione molto semplice. Quindi riesco a navigare, vedere, capire, posso mettere delle watch su espressioni, posso fare un po' di azioni, ad esempio potremmo prendere, aggiungere i come watch e dopodiché andando avanti vedremo cambiare il valore di i nel tempo. È chiaro, non è il debugger di Delphi o di Visual Studio, però diciamo, sue cosine di base si riescono a fare. C'è un altro aspetto interessante che pensavo di parlarne dopo, ma già che siamo qua lo possiamo comunque vedere, è il fatto che il concetto di debugger, di debugging o di inspection, o anche il concetto di esecuzione del codice in JavaScript è molto diverso rispetto al mondo tradizionale dei linguaggi compilati. Perché è vero che lì ho attivato il debugger, ma io qua, in questa console, quindi quando sono attivato il browser, io ho JavaScript live. Posso non solo chiedere il valore, non so, di i, che vale 6, perché sono arrivato alla fine di quel ciclo e i vale 6, è rimasto in memoria, diciamo così, il valore di i che vale 6. Posso vedere gli oggetti, posso eseguire del codice, che non è stato compilato, perché non c'è il concetto di compilazione, è un ambiente di scripti. Chi magari ha i capelli bianchi ha iniziato con VB, VB run e scrivi il codice viene eseguito, cioè è così il mondo. Quindi abbiamo visto che è un linguaggio imperativo, posso fare cicli, ho degli oggetti. Se guardiamo il codice relativo agli oggetti scopriamo un mondo, in questo caso sì, completamente diverso da quello conosciuto. Dico object 1, un nuovo oggetto, ha un valore 10. È un valore, un campo che si chiama value, vale 10. E uno dice, ma quando l'hai definito? Lì, value. Sì, ma prima non l'hai definito? No! E nel momento in cui ho bisogno di un campo, dico, tu oggetto hai questo campo. Punto. Non c'è un concetto di definizione. Poi, per pulizia, molte volte si scrive una funzione che fa il costruttore, tra virgolette, in cui si inizializzano tutti i campi che serviranno, ma giusto per non avere codice sparso e ingestibile. Ma tecnicamente nel linguaggio, in qualunque punto, posso aggiungere un campo all'oggetto. E se il tipo del campo non è una stringa o un intero, ma è una funzione, beh, ho aggiunto un metodo che posso chiamare dicendo do this. Se il campo è una funzione, le funzioni sono chiamabili. Quindi un campo che è di tipo funzione è un metodo. Ok? C'è un altro aspetto che è abbastanza dirompente. Posso scrivere per referenziare un campo object 1 punto e il campo. Vabbè, tutti i linguaggi lo fanno. Ma posso scrivere qualcosa che gli altri linguaggi di solito non fanno, che è dire object 1 aperta quadra e passare una stringa col nome del campo. È come l'RTTI in Delphi. Sì, possiamo farlo. Get value, get property by. Si riesce, ma diciamo, non è il mondo nativo di Delphi quello di poter accedere a un campo per stringa, in modo completamente dinamico. Qua è assolutamente un meccanismo standard. Quindi potete passare al vostro codice un elenco di campi e anche passare una string, un array con i nomi dei campi che devono essere gestiti, magari associati all'interfaccia utente, e avere una dinamicità di codice molto molto spinta. Se guardiamo le funzioni, anche qua è un mondo strano, perché è vero che posso scrivere in questo modo e chiamare in questo modo, che ci risulta familiare. Ma questo è solo per andare incontro a quelli che sono abituati a linguaggi tradizionali, perché in realtà quello che scrivo è questo. Display message uguale a function aperta tonda graffa funzione. E questi sono i metodi anonimi in Delphi, cioè la stessa sintassi, la stessa logica, lo stesso meccanismo. Non è strano, soprattutto magari usando jQuery, trovare tipo metodi anonimi nest da 3 a 4 livelli, un macello totale. So, perché l'approccio è quello. In questo caso fai questo, in questo caso fai questo, in questo caso fai questo, passando sempre il pezzo di codice che deve essere eseguito. Però poi il punto più potente di tutti, cioè quello che poi fa diciamo la fortuna di JavaScript, è poter dire document get element by id demo e andare a manipolare gli oggetti del DOM, gli oggetti dell'interfaccia utente del browser in modo completamente libero. E uno dice bello, carino, abbiamo detto Delphi lo supporta, questo generator che genera le classi, questa server function JS che viene automaticamente aggiornato, ci sono metodi di supporto,
c'è un po' di supporto JavaScript e quindi io posso, come ho fatto vedere prima, scrivere le mie applicazioni JavaScript. Punto. Perché ho bisogno anche di un altro pezzo? Perché ho bisogno anche di altre librerie? Perché non è sufficiente usare JavaScript e così com'è e scrivere le proprie applicazioni? Ma è sufficiente, molte cose sono sufficienti, è sufficiente avere Pascal e Windows.api per scrivere un'applicazione Windows, certo, create Windows X, gli passate i parametri, fate create Windows X, gli dite di fare un button, dopo aver scritto 150 righe di codice avete una font con un button, che funziona anche malino. Certo che si può fare, però non è la cosa migliore da fare, quando avete una libreria come la VCL lo sviluppo Windows diventa estremamente più potente, comodo, sofisticato. E qua è un po' la stessa cosa, è una libreria che vi permette di usare il linguaggio, non solo vi dà delle funzionalità in più, perché certo, VCL vi dà delle funzionalità in più, ma vi dà anche un'architettura, un approccio nel modo di scrivere codice. Il codice VCL lo scrivete negli event handler, per dire, vabbè, almeno quando iniziate, insomma, poi magari uno diventa grande, impara altre tecniche. Però dà un'architettura, quindi certo, è potente perché fa molte cose in modo semplice, scrivendo meno istruzioni, in modo pulito, ma è anche potente perché vi dà un modo di lavorare, vi dà una struttura del codice, che altrimenti in JavaScript, come in qualunque altro linguaggio, avete il linguaggio e basta, potete partire in qualunque modo, usare qualunque approccio, e sì, è vero, liberi, flessibili, però poi uno ci si perde anche un po'. Qua vi dà una struttura. E questo è un aspetto importante dell'approccio di jQuery. Ripeto, è importante perché fa tante cose, perché permette di avere JavaScript browser independent, perché poi uno dei problemi di JavaScript è che sì, quella cosa lì, in quel browser funziona, in quell'altro un po' meno, in quella versione vecchia, vi dà una pulizia sulle operazioni, vi permette di scrivere veramente molto meno codice, lavorare in modo più astratto, ma vi dà, ripeto, anche una struttura, un'architettura. Perché jQuery non un'altra libreria? Io mi sono messo a usare jQuery, a me piace, non è l'unica, ce ne sono tante, ci sono tante librerie JavaScript ben fatte, ce ne sono anche alcune fatte coi piedi, ma non fatte piedi, molto vecchie come approccio, come architettura, come logica, perché librerie JavaScript fatte 10 anni fa, prima che JavaScript fosse quello che JavaScript è oggi, prima che ci fosse Ajax, prima che ci fosse le applicazioni nel browser, sono librerie un po' vecchie come appunto architettura logica, ma ce ne sono molte che sono attive. Questa è una bella libreria, è l'ultima nata, quindi nasce proprio con l'ottica di Cascading Style Sheet, nasce con l'ottica del supporto Ajax, built-in nella sua struttura, nasce con un approccio molto moderno sull'architettura delle applicazioni, e ha dietro qualche aziendina piccola del tipo Mozilla, Google, Microsoft e un po' di altri, quindi insomma, non è proprio l'ultima libreria fatta da uno in cantina, insomma c'è dietro una parte significativa del mondo web. Microsoft l'ha adottata pesantemente, al punto che uno dei migliori editor per jQuery è Visual Studio, che c'è IntelliSense per jQuery. Google la usa pesantemente, Mozilla è quello che l'ha finanziata all'inizio, perché John Resig, l'autore, ha lavorato per anni in Mozilla Foundation, beh in realtà è finanziato da Google, che adesso è a Mozilla, perché vabbè, comunque quello che è, fatto sta che ci sono dietro in modo significativo aziende di questo calibro, e se oggi cercate sul web ci sono dei dati, ma la penetrazione di jQuery, cioè il numero di siti web che usano jQuery, è altissimo, cioè sono dei numeri impressionanti. E in questo è più avanti di probabilmente di qualsiasi altra. Poi sai, uno ce l'ha lì giusto per far muovere una scritta, cioè, non è che sia un uso meditato, però fatto sta che è una delle librerie più usate, più diffuse in questo momento. Poi è chiaro, non è l'unico criterio di valutazione di una libreria. jQuery in 5 minuti. jQuery fa una cosa sola, una libreria abbastanza zen in questo. Definisce una classe, cioè una classe, poi non è una classe, è un oggetto, siamo precisi. Definisce un oggetto che si chiama grammar jQuery. Siccome scrivere jQuery comporta pigiare 6 tasti e i programmatori JavaScript sono pigri, no, scherzo, c'è un modo più semplice di scrivere jQuery che è scrivere dollaro, carattere solo, bello lì. Non è che i programmatori sono pigri, è che quello che voi scrivete in JavaScript non solo dovete scriverlo, vabbè, che ma dovete anche poi spedirlo ogni a tutti gli utenti che vogliono usare l'applicazione, perché già è sorgente che spedite, che spedite l'eseguibile compilato. Cos'è jQuery? jQuery prende qualunque oggetto JavaScript e lo trasforma in jQuery, ovvero crea una specie di incapsulazione, come se fosse un wrapper,
che vi permette di chiamare su quell'oggetto tutti i metodi definiti da jQuery. Quindi prendo un oggetto esistente, qualunque tipo e forma, un oggetto del DOM molte volte, ma con un mio oggetto in memoria, e gli dico rendilo un oggetto jQuery, dopodiché posso applicare dei metodi. Se è un oggetto del DOM, qualunque sia, posso applicare il metodo show o hide, visualizza, nascondi. Invece di dire se è un button devi mettere visible a false, se è un div devi dire style visible true hide, se è un'altra cosa devi fare un'altra cosa ancora, perché nel DOM è così, cioè per fare la stessa cosa ci sono 27 modi diversi, qua c'è un modo solo, hide, show. Unifica l'uso, semplifica, rende molto più lineare, molto più pulito l'uso del DOM, l'accesso all'HTML, quindi all'implementazione fisica dell'oggetto del DOM, gli attributi, valore, altre cose. Ma in generale è applicabile anche a oggetti, perché definisce operazioni come meccanismi di enumerazione standard, definisce altre operazioni che sono comunque utili al di là degli oggetti del DOM. Quindi dicevamo, jQuery mi passa un oggetto come parametro, ma se devo passargli un pezzo della mia pagina come faccio? Beh, posso fare get document by id e andarla a prendere, ma sarebbe abbastanza strano. Usa delle stringhe con selettori. E dico, seleziona questo oggetto o questa famiglia di oggetti, plurale. Posso passare un id, posso passare il nome della classe. Guarda, c'è una div che ha la classe, che ne so, titolo, perché l'ho messa il pezzo sopra della pagina. Ma prendimi quella div che si chiama titolo. Non mi ricordo che id c'ha, magari non c'è neanche l'id. Prendimi l'elemento che si chiama titolo. Per tag, prendimi la div, prendimi la tabella, nella pagina c'è una tabella sola, che prendi la tabella. Ma quando seleziono per classe, quando seleziono per tag, posso anche dire seleziona tante cose insieme. Potrebbe esserci due tabelle, potrebbe esserci cinque div, potrebbe esserci cinque div di tipo title, oppure tre div di tipo menu, oppure... E dico selezionali tutte e posso fare delle azioni cumulative su tutti gli oggetti di quel tipo, tipo nascondi tutti i titoli di livello 3. Non ha senso, ma adesso per dire. Posso fare azioni cumulative oppure dire prendimi questi oggetti, esegui un for each, cioè un ciclo for, e fai azioni individuali, tra virgolette, per ognuno. Cioè, applica la stessa funzione, lo stesso codice ad ognuno di questi oggetti, a tutti gli anchor, a tutti i div, a tutti i pulsanti, a tutte le celle di tutte le tabelle, eccetera. Quindi questo significa che posso scrivere del codice di questo tipo, selectors, edit, nascondi tutti gli elementi di tipo anchor, visualizza tutti gli elementi di tipo myClass, ma notate ce ne sono due. Come vi dicevo, si possono fare con jQuery anche cose molto strampalate. Non voglio Facebook. Ok. Questo è il mio sito, un po' vecchiotto, un po' trasandato, ma vabbè, amen. Questo sito non usa jQuery, però esiste un trucco interessante che ha la possibilità di prendere e introdurre, caricare dal browser jQuery in una pagina esistente, quindi il termine tecnico è jQueryfy, intraducibile in italiano, jQueryzzare, sarebbe la cosa che ci assomiglia di più, una pagina esistente che però non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Ho dovuto dirmelo. Eccolo qui. Ah, l'aveva già fatto. A questo punto io apro la mia console. Sì, l'aveva già fatto. Ah, sì, vabbè, vediamo se ha funzionato. E posso dirgli, non so, dollaro a prendimi tutte le anchor. E la trovate. Posso navigare sotto, accedere, posso cambiare nella pagina. Dire, ascolta, togli tutti i link da sta pagina che non mi piacciono i link. Via, tutti i link. Fa un po' schifo così. Ok? Oppure posso dirgli che quando clicco su mettere un comportamento, usiamo questo che alla fine è quello più carino. Cosa dice questa istruzione qua? Dice
per ogni elemento H3, quando ci installa un event handler, installa una funzione, click, quindi sull'azione, come dire, in Delphi, on click uguale pezzo di funzione, qua passo un metodo anonimo, quindi la funzione da eseguire quando clicchi su un H3 è prendi l'oggetto corrente, che è l'H3, next, il prossimo tag, quindi il primo paragrafo sotto l'H3, e slide toggle, mettilo o togli la visibilità, ma non di colpo, ma facendolo scorrere. Io installo questo nella pagina, al momento in sé non faccio nulla perché ho installato una funzione, non l'ho eseguita, ma adesso quando clicco su un titolo, la pagina si comporta con questo slide toggle. Vedete che c'è un po' di tempo che fa proprio slide. Pensate, adesso esiste la pagina della mia, ho dovuto fare anche la pagina di un altro, su una pagina esistente vado dentro e cambio comportamento. In questo, se devo sviluppare, se devo implementare una cosa così, la implemento in questo modo, vedo che funziona, prendo quell'istruzione e la vado a mettere nel codice della pagina. È un approccio completamente diverso, capito? Capisco che sia un po' strampalato e possa lasciare un po' perplessi, però è sicuramente un approccio molto, molto potente. Quello che possiamo vedere è però anche un pochino più sull'architettura, perché ha senso, buttiamo via questo inutile esempio e torniamo qua, perché ha senso usare jQuery e come usiamo jQuery nell'ambito ad esempio dell'applicazione, della classica applicazione Delphi, DataSnap Mobile, quindi ritornando adesso al discorso originale. Beh, prima di tutto gli diciamo di caricarlo come script, ma questa è un'istruzione banale. Potete fare riferimento direttamente alla versione su Google Code, che è pubblica, oppure ve la copiate in locale, così non cambia la versione nel tempo, siete un po' più stabili, e referenziate il vostro file. È un file piccolissimo, piccolissimo per essere una libreria 16K, per essere una libreria che fa una tonnellata di cose, ovviamente minified, la versione che usate, e quindi è un file JavaScript scritto su una riga, senza commenti, con le variabili che si chiamano ABCDFG, così sono più corte, ma vabbè, sono questo piccolo dettaglio di ottimizzazione. Dopodiché scrivete il codice, ma il codice potete scriverlo un po' diverso, non so se vi ricordate com'era prima il codice del button. Button, un click, esegui questa funzione JavaScript. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'era una integrazione tra l'interfaccia utente, button, e il comportamento, il codice, on click. Quando date la pagina in mano a un grafico e dite adesso fai una cosa bella, lui magari dice ma lì c'è un button, allora prendo il button, lo sostituisco, non so, con un'immagine, con un bel image, quando ci clicca, magari con lo stile che poi cambia l'immagine quando ci clicca. Il grafico si trova con un click, dice wow, una roba del button, probabilmente lo toglie o non sa cosa farci, o comunque potrebbe essere sbagliato lasciare un click su un'immagine, perché l'immagine non è detto che abbia quell'azione. Qua, l'applicazione vedremo fa esattamente la stessa cosa, c'è scritto, c'è un button che si chiama reverse button con un testo. Vuoi cambiarlo? L'unica cosa che ti chiedo è lascia quell'ID, l'ID diventa sacrosanto, perché l'ID è il meccanismo poi di connessione del codice all'interfaccia utente, quindi sull'ID bisogna, però che quell'ID sia applicato a un button, o a un grafico, o a un div, o a un p, o a un vatte la pesca, dell'HTML non è un problema, l'applicazione funzionerà esattamente sempre allo stesso modo, ok? E quello che succede, ed è dove l'idea dell'architettura jQuery è importante, non solo il codice, è che jQuery è una funzione, si chiama ready, in cui sostanzialmente cosa faccio? Installo, dico ok, la pagina è stata caricata, questi sono gli event handler, un po' come quando un Delphi caricate al DFM. Questi sono gli event handler, guarda, sull'oggetto che hai di reverse button, che l'ho chiamato reverse button ma potrebbe non essere un button, appunto essere un graph, essere un p, essere un'altra cosa, quando ci clicchi fai questa cosa, esegui e lì c'è il codice, quello è il vostro codice, quello grafico non lo tocca, tendenzialmente sarà in un file .js e non nel file HTML, e poi nell'HTML ti includi il file JS della pagina e avete una separazione anche fisica di file tra i due mondi. L'unico legame sono gli ID, lavorare con gli ID che cambiano nel tempo sarebbe un po' complicatino, però al netto degli ID il resto
siete assolutamente puliti come meccanismo. È quasi identico al codice di prima, però anche direttamente più pulito, perché ho separato del tutto l'HTML dal JavaScript. Piccola cosa, ma concettualmente è importante. La cosa interessante è fa un pezzo in più, e poi mi tengo il mobile, fare un pezzo in più che ha questa applicazione JObjects per fare una reale manipolazione di oggetti. Qua abbiamo una classe esposta che ha un po' di azioni in più e che in qualche modo si appoggia alla logica crude, create, read, update, delete, di HTTP. Perché? Perché questa classe ha un metodo list che mi restituisce semplicemente una lista di oggetti che ho messo in un data dictionary. Le chiavi, le link, nomi degli oggetti. Ok? Poi ha quattro metodi a cui passo sempre come parametro l'ID, il nome dell'oggetto, che nel caso myData è l'operazione di get e quindi leggono il valore dell'oggetto e lo trasformano in lo restituiscono nella struttura JSON. Nel caso di post, modificano, prendono i dati del i nuovi dati che vengono passati come secondo parametro e lo salvano nella struttura dati, quindi modificano l'oggetto. Nel caso di accept, ovvero put, il metodo HTTP put, creo un nuovo oggetto. E nell'ultimo caso, che è quello di delete, che Delphi rimappa su un metodo che si chiama cancel, cancellano l'oggetto. Quindi abbiamo i quattro metodi base che permettono di operare sugli oggetti, possiamo andare alla lista di oggetti e operare su ogni oggetto individualmente, creandone uno nuovo ed operando su un oggetto esistente, con le operazioni di base. Ok? A questa struttura dati corrisponde, in questa applicazione, un'interfaccia utente molto semplice. Gli oggetti hanno due campi, name e value, nome stringa, nome e stringa intero, e su questi due campi avete una lista di oggetti iniziali, possiamo creare un oggetto nuovo, e la lista viene refreshata, c'è un'altra chiamata rest, dammi la lista, e lui refresha la lista. Posso prendere uno degli oggetti e cambiarne il valore, sì, numerico però, se non si arrabbia, update, posso prendere un oggetto e fare delete, e poi vedete se riaccede all'oggetto, l'oggetto è cambiato. Quindi i dati sono in memoria, è chiaro, serve dietro magari un mapping su database, però il modello nella sua semplicità è completo, ho lista di oggetti, faccio manipolazione di ciascuno di questi oggetti, rimappandolo su un'interfaccia utente JavaScript. Chiaramente per scrivere questo ho bisogno di il codice Delphi che abbiamo visto, ma anche un po' di codice JavaScript, perché non è automatico o magico, per cui avrò la mia file che si chiama, guarda caso, reverse string, anche se non fa reverse string, che ha questo tipo di interfaccia utente. Ok, se guardiamo lo script, vediamo che l'HTML è abbastanza semplice. C'è una lista di oggetti vuota, perché dipendono dal server. C'è la struttura dati con gli elementi di input e i pulsanti pronti all'uso. Okay. E poi c'è del codice JavaScript. Ad esempio c'è una funzione refresh list che viene chiamata ogni volta che cliccate su refresh o anche quando parte l'applicazione nel ready, prima cosa che fa è prendiamo la lista. Dopodiché cosa fa? Notate, ho creato un pezzo di HTML, dico sì, ma quando clicchi su ciascuno di questi devi prendere i dati. E quindi cosa faccio? Appena cambiato l'HTML vado a installare per ognuno degli anchor find a sotto alla lista, non tutti quelli della pagina, solo quelli di quel pezzo, il metodo server methods myData e poi metti il risultato, l'oggetto che hai ottenuto dal server, visualizzano nella form facendoti myData to form. Ho un oggetto che ha un campo value, lo metto in un
elemento dell'interfaccia utente che, guarda caso, si chiama, ha un ID che è pari al nome della property, al nome dell'elemento JavaScript. Come faccio a scrivere questa funzione? Mi scrivo una funzioncina che è in grado di prendere i dati copiarli dall'oggetto alla form, e poi viceversa, quando faccio un update, ovviamente farà l'azione rovesciata, prende, cioè form to my data, prende quello che c'è nell'interfaccia utente e riempie l'oggetto che poi viene preso e spedito, e ti spedisco proprio un oggetto JavaScript, e in Delphi mi trovo il JSON object, spedito dall'altra parte. Ok? Quindi basta andare a vedere il codice di questa funzioncina che si chiama, che sta in questo file JavaScript uimapper.js. Se torniamo su l'ambiente di sviluppo, che è quello che avevo qua, e guardiamo l'elenco dei file, e apriamo in realtà direttamente Explorer, qua ci sono i template, qua ci sono i file JavaScript, e c'è questo file uimapper.js che contiene niente. E dice, ma scusa, ma allora come funziona? Sto varando, è vero, reload, tools, JavaScript, scripts, sources, pic, uimapper.js, certo che c'è, eccolo qua. È in grado, ad esempio, di prendere il name e creare, salvarlo nel tag name, prendere value e viceversa. Perché non c'è? Perché viene generato dinamicamente. Tanto è di una banalità, è sempre uguale. Dice che scrive alla mano, partendo dalla struttura dell'oggetto Delphi, usando le RTTI, posso generare il file di mapping. E questo è quello che avviene nell'applicazione. Viene intercettato nel web module da qualche parte, che non so più dov'è, perché questo codice è un groviglio, da qualche parte. Eccolo qua, quando dice, scusa, mi serve uimapper.js, invece che restituisce un file, dice, ok, generalo. E questo è il codice che genera, vedete, più o meno genera JavaScript. JavaScript può essere generato dinamicamente, senza grandi problemi, basta definire un attimo una struttura. E uno dice, vabbè, erano due righe, ci voleva molto scriverle a mano. Sì, guardate qua sotto però, queste non sono due righe, queste sono una tonnellata. Questi sono quelli di questa altra pagina, in cui posso, qua non ho n oggetti, non solo uno, scrivo i dati e lui, se siamo fortunati, new, se li salva, quando faccio get, sono sempre loro, per dimostrarlo dovrei toglierli ovviamente. Sono quelli vecchi che si sono salvati, tiene solo un oggetto in memoria alla volta, non c'è la lista. Fa mapping, in realtà fa addirittura una cosa in più, non genera neanche l'HTML, dice vabbè ascolta, generami l'HTML. Usa un meccanismo di scaffolding ispirato da Ruby on Rails e genera l'HTML. Che fa schifo, infatti, company name, senza anche uno spazio in mezzo, è vomitevole. Ma intanto ho la struttura, poi me la prendo, la do al grafico e gli dico, senti, fai una roba civile, riscriverà nome della società, tutto, tagli con Cino. Però intanto ho la struttura con il... siccome c'è un mapping di nomi, è importante avere gli input che hanno il nome giusto, altrimenti il mapping chiaramente non funziona più. Ok? Partendo da queste idee, partendo in realtà fisicamente da questo esempio, ho scritto un framework intero, che adesso non riusciamo a vedere, che ha intanto, invece che il page producer con i pound, ha uno scripting, un linguaggio di scripting server side, che si chiama Razor, che clona Razor di ASP.NET, estende l'uso delle gestioni, ha un meccanismo di active record per prendere gli oggetti e mapparli su database, perché poi da qualche parte nel database andranno anche messi, usa un po' di attributi per parametrizzare quelle funzioni JavaScript che abbiamo visto, sono tutte parametrizzabili, questo non mapparlo, questo associato ad una validazione, perché è un intero, deve scrivere un intero, perché è una password, perché deve essere una partita IVA, quindi è un massimo numero di caratteri, delle logiche di validazione, tutto generato però analizzando gli oggetti Delphi.
gli stessi oggetti Delphi che sono rimappati poi sul database. Quindi con un oggetto definisco una parte del mapping database, l'altra parte del mapping sull'intero faccio utente. Se andate qua, trovate sorgente, un po' di descrizione, un po' di demo, un po' di cosette sortite. Volevo vedere il codice concreto di questa applicazione, perché ce n'è molto poco. C'è un punto in cui, in caso che il path, che l'URL abbia dentro scritto employee, si va a prendere un oggetto dal database, lo fa con questa istruzione, dammi l'employee che ha quell'employee di. No. E poi dice rendilo disponibile al processor. L'altro pezzo di codice, tutto questo codice più strutturale, architetturale, ma non è specifico dell'applicazione, l'altro pezzo di codice nei server methods ha la possibilità di restituire una tabella e nel caso di tabella un altro oggettino di supporto che parametrizza la GECO grid, però il codice sono queste 10 righe. E poi c'è un'istruzione di update, una di get, della parte rest. Quindi sì, un po' di codice c'è, però non è un codice stravolgente. E questa applicazione cosa fa? È in grado di offrire una griglia di navigazione dinamica, una lista dinamica, su cui posso fare sorting, si potrebbe anche fare filtering, non l'ho fatto, paginazione, quindi posso navigare da pagina a pagina. Tutto serve, non è che è caricato tutto lato client, quindi potrebbe essere una tabella molto grande perché viene paginata lato server usando questa componentina GECO grid. Quando vado su un dipendente posso vedere i suoi dati, l'interfaccia fa schifo ma è tutta generata, cioè tutta automatica, non c'è una riga di istruzione specifica. Posso andare in edit, semplicemente variando il div della pagina, andare a cambiare i dati, se siamo fortunati, ho cambiato il telefono, fare un update sul database associato, tornare sull'employee list e siccome non ci sono prendiamo John Nelson, chiamiamolo Johnny Nelson, facciamo update, torniamo sull'employee list ed è Johnny Nelson e abbiamo fatto una modifica fino al database della struttura dati. È chiaro, questo è la struttura veramente in nuce, ma se volete vedere un esempio concreto funzionante andate qua, già che ci siete comprate una licenza di Delphi. Questo è tutto, Delphi Data Snap Server REST. Alcuni contenuti vengono dal database direttamente, altri contenuti tipo il calcolo se comprate 5 licenze Architect, così poi vado in viaggio in vacanza, spendete 15.000, si mettete anche il supporto, tutte queste operazioni sono chiamate REST. Cliccate, chiamata REST, calcolo del prezzo, visualizzazione. Ultimissima cosa, giusto per la cronaca, perché non riesco a farvi vedere nulla di questo esempio, con esattamente la stessa tecnica, ma semplicemente invece che usare l'HTML classico, usando un HTML che include ovviamente jQuery e jQuery Mobile. jQuery Mobile è un insieme di funzioni, ma soprattutto uno style sheet che dà un look and feel specifico alla vostra applicazione di interfaccia utente, creando una serie di pagine, perché secondo me permette di avere tante pagine in un unico file HTML, ogni pagina ha un nome, un ID, queste sono le varie pagine, c'è una prima pagina di introduzione, una seconda pagina con una lista di dipendenti, una terza pagina con i dettagli di un dipendente e un po' di JavaScript che fa codice molto simile a quello visto prima, chiamami list ample del mio server Delphi REST, chiamami getample col current ID del mio server Delphi REST. Quindi chiamate relativamente al mio server REST. Cosa faccio? Creo un'applicazione che ha un'interfaccia utente specificatamente pensata per i telefoni. Infatti così è bruttina, dovete pensarla piccola, soprattutto in colonna, soprattutto cioè, stretta e alta. No? E questa è l'interfaccia del telefono, potete fare reverse, potete andare nella seconda pagina con la lista dei dipendenti, chiaramente generata dinamicamente, e per ogni dipendente cliccate, vedete i suoi dati, back to list, col movimento a destra e a sinistra un po' all'iPhone, con una serie di elementi grafici, estetici, la possibilità di filtrare informazioni, sono componenti di interfaccia utente specifici di jQuery Mobile, ma che potete usare tranquillamente come client della vostra applicazione Delphi con REST. Ok?
architettura molto pulita, molto robusta, molto moderna, cioè è un modo corretto di fare, già un po' faticosa perché non c'è un tool integrato che clic 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 fa tutto, dovete tipo adottare una libreria come la mia o scrivervi codice di supporto o fare, però l'architettura di fondo di Delphi è una buona architettura. C'è ancora spazio di crescita, soprattutto nell'integrazione dei vari pezzi, dei vari tool, la parte HTML, la parte JavaScript, la parte jQuery, la parte Delphi, eccetera. E sicuramente è una strada che offre molta flessibilità. Perché non è una strada legata a quella versione di HTML, ripeto, può essere per HTML, può essere per i telefoni. Con la stessa architettura REST potete servire un'applicazione nativa per i telefoni, oggi fatta con Android, con Eclipse o con Objective-C, domani fatta con Delphi, quindi potete anche usare la stessa architettura lato server per fornire dati alle applicazioni mobile native, ma potete invece usare quell'architettura con un client JavaScript in cui usate la potenza di Delphi anche per generarvi un po' di codice di infrastruttura della vostra applicazione, da quello più ripetitivo, più noioso, più meno sofisticato. Ok, questo è lo scenario e secondo me è uno scenario abbastanza interessante. Appunto, poi se volete navigare un po', adesso sto rifacendo anche il blog, dopo aver fatto lo shop e un po' di altre cose, ho seguito progetti anche un po' più sostanziosi, ma quella è